Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Sono contentissima di girare questo video perché spacchetterò dei regalini che mi sono stati fatti da alcune di voi. Infatti ho ricevuto questo pacco ieri, scusatemi se la voce rimbomba un po', e sono veramente curiosissima di aprirlo. Ieri l'ho solo aperto per prendere la letterina e nella letterina, ecco, per capire appunto chi me l'avesse mandato. Intanto comunque credo che vi abbiano scritto su Instagram, credo di sì. Hanno scritto: ciao Nancy, ti abbiamo voluto inviare questo pacco perché sei molto simpatica, ma soprattutto ci piacciono le tue creazioni. Speriamo che ti piacciono i nostri regali. Un grande bacio da tutte noi, da Giulia, Sabrina, Emma e Marianna. Quindi io vi saluto e vi ringrazio, perché già solamente la lettera è veramente dolcissima. Sono contentissima di ricevere soprattutto le letterine da voi, perché mi dimostrate comunque sempre quanto affetto mi date. Siete dolcissime, veramente. Allora, ok, va bene. Sono dei pacchi enormi, non so se si vede dalla fotocamera. Allora, iniziamo dal primo. Ho preso questo. Vediamo cosa sono. Sono delle perline in stile un po' etnico, non so se le vedete bene. Comunque sì, sempre in stile etnico, cioè la fantasia è simile. Sì, sono molto molto carine. Vorrei fare un video con delle perline sul canale, infatti sto raccogliendo un po' di perline e grazie perché mi servivano. Poi apriamo questo. No, sono degli sticker! Yeah! Sono malata di sticker, sia per la resina che per l'azienda. E sono margherite, sono veramente carinissime. Grazie mille! Che belline, sono troppo belline. Grazie ancora. Allora, io non so veramente cosa dire. Allora, poi apriamo questo, che è un pacchetto piccolino. Cosa c'è? Una cosa verde. È un punch! Che carina! È un punch con il quadrifoglio. È carinissimo! Come sapete io li colleziono, quindi grazie mille. Come, cioè, si vede che mi conoscete benissimo. Allora, apriamo quest'altro. Wish! Non sono molto brava ad aprire i pacchetti. Cosa c'è? Un gufetto, che carina, è una piccola agenda con dei gufetti viola e fucsia, troppo carina veramente. Questa magari la userò, cioè potrei tenerla in borsa, perché ovviamente non mi porto in giro la doggy, ma uso veramente tantissimo queste agende qui, quindi grazie mille. Poi apriamo questo. C'è una creazione, no, ci sono delle creazioni in pisla. Allora, questo che dovrebbe essere uno, sì, è uno smaltino. E poi questa che è una fotocamera. Io sono veramente ammaliata da queste creazioni, io non le so fare, sono veramente troppo carine. Grazie mille. Poi questo che è cicciotto. Sono degli stampi, cioè no, veramente mi conoscete troppo bene, sono degli stampi, in realtà io sono stampi per il ghiaccio, sì, però sono morbidi, quindi vanno benissimo per la resina. Sono troppo carine e sono con i grappolini d'uva. Sono scucciose. Poi spero di non perdermi niente. C'è questo. Sono delle creazioni? Forse sì? Sì! Che belli questi, cioè, sono stupendi questi delfini. Questa invece è una lumachina, credo che siano fatte in resina comunque. Non riesco a mettere a fuoco. Che carina, mi piace soprattutto questo delfino. È opaco, è veramente, non lo so, i colori della sabbia. Cioè, vedete come riflette. Sono veramente troppo carine. Grazie mille. E poi c'è il... no, ancora ci sono due pacchetti. C'è questo. No, vabbè, non ci posso credere. Io ieri sono stata da Tiger e
perché ho visto delle cose sul sito, perché io di solito guardo sempre il sito di Tiger prima di andare ad acquistare, e queste erano delle cose che volevo acquistare ma ovviamente che non ho trovato. Sicuramente le avranno assaltate tutti appena le hanno viste, perché sono carinissime, sono matite e con gli uccellini. Lo sapete che io faccio la collezione con delle matite tutte particolari, e queste sono veramente carinissime, cioè i colori pastello poi sono troppo carine, cioè veramente grazie mille. E poi c'è questo, che secondo me è una creazione, sì, perché credo sia decorata a mano, ed è questo vasetto. Ci potrei fare qualche, non lo so, è figo, magari da mettere qualche creazione qui dentro, oppure delle piccole cosine, delle piccole decorazioni per la resina, che magari ogni volta perdo perché non ho posti piccolini dove tenerli. Io ringrazio tutte voi, è stato veramente un piacere immenso poter aprire i vostri pensierini e soprattutto leggere la vostra letterina, quindi io ringrazio Giulia, Sabrina, Emma e Marianna, perché sono state dolcissime, mi conoscete perfettamente, cioè avete azzeccato tutti i regalini. Io veramente vi ringrazio di tutto l'affetto che mi date sempre, e niente, ho voluto condividere questo video con voi perché so che vi piace quando spacchetto le cosine. E niente, io vi mando un bacio e al prossimo video. Ciao!